Buonasera a tutti, pace del Signore, fratelli, sorelle, amici, quando seguirete questa diretta, Dio vi benedica. Siamo qui in diretta da Mascalucia, provincia di Catania, e in questa sera, come già avete visto nel messaggio precedente, avevo nel cuore di condividere con voi il discorso dell'omosessualità, visto che stiamo vivendo anche un tempo particolare dove è stata appena approvata alle Camere la legge quella che riguarda anche l'omosessualità, la legge Zen, anche se ancora deve essere portata al Senato, e anche visto questi giorni un po' il Papa, che un po' anche lui si è sbilanciato riguardo anche il rapporto sulle relazioni gay, quindi parliamo di matrimonio civile, noi come Chiesa cristiana di fede evangelica vogliamo dire anche la nostra. Non vogliamo stare in silenzio davanti a quello che sta accadendo davanti ai nostri occhi, non vogliamo essere indifferenti, ma vogliamo cogliere questa occasione per poter trattare oggi anche dell'argomento dell'omosessualità. Molti ci fanno questa domanda: ma la Bibbia cosa dice? I cristiani cosa ne pensano? Ora lasciamo la politica, lasciamo che c'è interesse o quant'altro, lasciamo anche la religione in se stesso, anche se anche noi come cristiani di fede evangelica ci aspettavamo qualcosa di più dal Papa, però noi vogliamo dire la nostra riguardo alla risposta cristiana sull'omosessualità. Quindi io ho preparato qualcosa già di scritto, anche per non uscire fuori argomento, perché è un argomento che è abbastanza ampio e quindi non basterebbero ore per poter parlare, perché qua si parla di relazioni, si parla di persone e quindi sono cose molto delicate, però noi come cristiani, con tutto il rispetto della diversità che ci può anche essere, dobbiamo anche dire la nostra alla luce della parola di Dio. Quindi vorrei già, leggendo qualcosa, anche introdurre questo discorso che in questa sera farò. Allora, prima di tutto vorrei fare un chiarimento. Non voglio dare l'impressione di una moralità superiore per gli eterosessuali, ma anche per gli omosessuali. Credo che dipendiamo tutti dalla grazia di Dio e che Gesù è morto per gli eterosessuali, ma anche per gli omosessuali. Credo personalmente che gli eterosessuali hanno provocato più danno loro alla famiglia che di qualunque attivista gay. Qualcuno potrebbe pensare: gli attivisti stanno facendo chissà quale danno, ma ora vedremo in questa sera che, se dobbiamo parlare di danni, in questo momento hanno provocato più danni forse la famiglia etero che quelli gay. Con questo non voglio giustificare e accusare, e non voglio fare il moralista, ma ora vedremo e andremo alla radice di perché il cristianesimo, perché la parola di Dio dice certe cose. E personalmente, come cristiano, mi vergogno che purtroppo nell'ambito della famiglia eterosessuale, non omosessuale, sono successe delle cose che purtroppo vediamo oggi più che mai succedere. Per esempio la pornografia vediamo anche in mezzo alle coppie eterosessuali, quindi fra maschio e femmina, vediamo anche molte divisioni, divorzi, e quindi noi diciamo che dobbiamo essere l'esempio, è qualcosa di cui purtroppo sembra che oggi, non in tutta la parte, ma mancano esempi anche di famiglie eterosessuali. E non parliamo anche degli scandali sessuali che hanno colpito addirittura anche la Chiesa. In generale, sentiamo cose anche nella Chiesa, scandali sessuali, sentiamo di tutti i tipi di peccati. Dunque, una risposta cristiana all'omosessualità deve tenere conto del carattere di Gesù Cristo, senza avere riguardi o pregiudizi. Quindi, essendo anch'io seguace di Gesù, devo, o quanti sono seguaci di Gesù, dobbiamo essere pronti al sacrificio dei nostri pensieri e dire le cose come stanno, per quello che è.
vincendo il male, così come Gesù ci ha insegnato, con il bene. E l'odio non con il rancore o con la mancanza di perdono, ma l'odio si vince con l'amore. E se è vero che l'omosessualità non è una malattia, e questo voglio precisare, perché molti credono che noi cristiani pensiamo che l'omosessualità è una malattia, forse qualcuno l'ha detto, ma per quanto riguarda noi cristiani non diciamo che l'omosessuale è malato, ma di fatto per noi l'omosessualità, nel senso inteso come azione, per noi è peccato. E di questo parleremo in questa sera. Allora dobbiamo annunciare la verità con compassione e raggiungere gay e lesbiche tenendo conto delle loro sofferenze, del senso di emarginazione che fino ad ora sono stati e dei conflitti interiori che devono ancora affrontare, soprattutto coloro che dichiarano di avere fede in Dio. Una risposta cristiana all'omosessualità deve vedere tutto il piano di Dio e non concentrarsi, come fanno alcuni, solo con alcuni versetti. Ma la parola di Dio, la migliore interpretazione, deve essere data sempre, mai in un versetto, che poi se ne fa un pretesto, ma la migliore interpretazione della Bibbia riguardo qualunque argomento deve essere fatto mai in un versetto, ma sempre nel contesto. Come è scritto nella Bibbia, la somma della tua parola è verità. Quindi una risposta cristiana deve vedere tutto il piano di Dio e non concentrarsi solo su alcuni versi. Deve considerare la misericordia, la giustizia, deve considerare l'accoglienza, la sensibilità per gli uomini, ma anche deve valutare una buona risposta cristiana anche i desideri di Dio, non solo quelli degli uomini, ma anche quelli di Dio. Ricordando che Gesù era ed è santo, ma dimostrava amore per chi? Per gli emarginati, per i perduti, per quelli che venivano considerati malati, scartati o chiamati peccatori, perduti, quelli che in qualche modo la società non voleva neppure toccare. Anche al tempo di Gesù c'erano persone emarginate, c'erano pregiudizi e venivano considerati ognuno in un modo diverso, alcuni addirittura non si potevano nemmeno toccare perché venivano considerati immondi. Ora noi non siamo qui, ma se vogliamo dare una risposta all'omosessualità deve essere certamente mossa dalla misericordia, dalla compassione, dall'amore, dall'accoglienza, dalla giustizia, quella secondo Dio, tenendo conto dei desideri di Dio. Quindi come risponderemo all'omosessualità? Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17, è scritto: poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Allora la nostra risposta all'omosessualità deve presentare la grazia e anche la verità. Non siamo come Mosè che vogliamo mostrare la legge, ma vogliamo mostrare la grazia e la verità. Non facciamo quindi appello solo alle emozioni, ma vogliamo parlare, voglio parlare in questa sera, mosso dalla grazia e anche in verità. E vi chiedo, siete pronti ad ascoltare con il cuore e con la mente? O avete già formato la vostra opinione? Perché se siamo aperti possiamo anche parlarne. Se già abbiamo stabilito la nostra opinione e nessuno ci può dire niente, allora è inutile. Voglio parlarvi della grazia. Mi dispiace dover dire che in molti casi qui la Chiesa fallisce, trattando gay e lesbiche solo come peccatori, accusando tutti per l'azione di alcuni, non dandogli invece l'opportunità di affrontare i loro problemi, dando più enfasi al giudizio che all'amore di Dio. E a causa di questo devo con cuore offrire le mie scuse come pastore e come credente e prometto di impegnarmi a rimediare a questa situazione che c'è purtroppo anche nella Chiesa.
Allora, per essere schietto, in certe situazioni noi abbiamo peccato contro di voi, ma non aggiungerò a ciò il peccato di essere disonesto non dicendo la verità, perché la verità, come si dice, è bella, ma contrasta ogni tipo di inganno. Quindi, così come il nostro Signore ci ha insegnato a essere veri, dire le cose con amore, ma in verità. Quindi, da un lato, ammetto e chiedo perdono e mi scuso da parte anche della Chiesa per quanti hanno usato sicuramente anche la verità come una forma di giudizio e di accusa. Però è giusto, se vogliamo dare una risposta all'omosessualità, dire la verità così come sta scritta, non quello che io penso o quello che tu pensi, ma quello che sta scritto nella parola di Dio, che è l'unica parola, l'unica arma, l'unica lampada per eccellenza che Dio ci ha lasciato in questo mondo. Come dice la scrittura, la sua parola è una lampada ed è una luce. E noi ringraziamo sempre chi dice la verità, seppure, come diciamo tante volte, la verità fa male, ma in seguito porta alla salvezza e anche alla liberazione. Gesù ebbe a dire ai suoi discepoli: voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Quindi, se noi vogliamo comprendere bene la risposta all'omosessualità, per non dire a ogni necessità di uomo, ciò che può rispondere a ogni risposta è la verità. E questa verità la troviamo scritta nella parola di Dio. Quindi la verità biblica riguardo all'omosessualità qual è? Per essere onesto, la Bibbia non lascia dubbi. Difatti anche molti studiosi omosessuali riconoscono liberamente che la Bibbia, che è la parola di Dio, quindi studiosi omosessuali, riconoscono che la Bibbia condanna l'omosessualità. A conferma di questo, non solo Mosè, ma ora vedremo Gesù e anche parleremo dell'Apostolo Paolo, perché qualcuno potrebbe dire, ma la Genesi che l'ha scritta Mosè, le leggi di una volta non ci sono più. Ora vedremo che anche Gesù dell'Apostolo Paolo ne parlano. Intanto parliamo di Mosè. La Genesi stabilisce l'ordine divino nel creato e dice che l'immagine di Dio è rivelata nella particolare unione che c'è fra maschio e femmina. E questa è l'unica unione che Dio benedice con le parole crescete e moltiplicatevi. Infatti, Dio ha stabilito questo e la benedizione che si ha, e ora vedremo nella coppia fra maschio e femmina, si vede perché l'unica benedizione e l'unica possibilità si può avere solo maschio e femmina per poter crescere e moltiplicarsi, quindi di generare anche figli. Quindi vediamo la benedizione di Dio che è solamente fra maschio e femmina, non fra maschio e maschio, femmina e femmina. Dio questo l'ha stabilito fin dal principio. Per quanto vi sembri banale, quando Dio creò una compagna per l'uomo, non scelse la fotocopia di un uomo, ma scelse una donna perché ci fosse complementarietà, cioè possibilità di collaborazione e anche di, come ho detto prima, di procreazione. Qualcosa che non si può fare fra un uomo, una donna e una donna. Le scritture danno per scontato questa sistemazione divina. Infatti, dice anche nel Nuovo Testamento, quando si parla dei figli, è scritto: figli onorino padre e madre, marito ami la propria moglie. Non c'è scritto: figli onorate papà e papà, ma è papà e la mamma. Così anche il marito ami la propria moglie. Questo è il disegno di Dio ed è un disegno buono. In Levitico notiamo che l'unico peccato, che poi è detto Toebea, che sarebbe abominio, l'unico peccato di abominio, Dio lo attribuisce alle relazioni omosessuali, che viene associata, ora leggeremo, con l'incesto e anche la bestialità, perché non ci sono solo relazioni sessuali, qua non parliamo, alcuni dicono, ma noi ci amiamo. Una cosa è quando tu ami una persona, maschio o femmina che sia,
Quando parliamo di relazioni sessuali, quindi rapporti sessuali, non è acconsentito da Dio. Così come anche l'incesto, questo vedremo anche nelle relazioni anche eterosessuali, fra uomo e donna ci sono relazioni di cui Dio vieta. Per esempio, c'è la fornicazione, il fatto di avere rapporti sessuali prima del matrimonio, o addirittura un altro peccato che Dio vieta è l'adulterio. Cioè, due persone sposate, maschio e femmina, loro due possono avere relazioni solo fra di loro, perché sono una sola carne. Ma se il marito, la moglie, ha relazioni con un altro uomo, e così anche il marito con un'altra donna, anche questo è peccato. E quindi, come vedete, noi non abbiamo pregiudizio su questo. Il peccato è peccato. E quindi, così come Dio chiama che abominio il peccato dell'omosessualità, quindi rapporti sessuali fra uomo, uomo o donna e donna, è vietato anche la fornicazione e l'adulterio. Addirittura parla anche di altri rapporti, di bestialità, l'incesto. Bestialità, alcuni, anche nel Vecchio Testamento, non è una cosa di nuovo quando si tratta di adulterio, fornicazione, omosessualità. Già questo esisteva nel principio, ai tempi di Mosè, nella Genesi. E Dio vietava questo. Addirittura c'erano uomini o donne che avevano rapporti anche con gli animali. Ora vedremo, comunque ci sono anche altre forme di relazioni sessuali di cui Dio vieta. In Levitico notiamo quindi questo peccato e leggiamolo. Levitico 18, versetto 22. Non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna. È cosa abominevole. E poi un altro versetto, sempre in Levitico capitolo 20, versetto 13. Se uno ha con un uomo relazioni sessuali come si hanno con una donna, tutti e due hanno commesso una cosa abominevole. Addirittura dice dovranno essere messi a morte e il loro sangue ricadrà su di loro. Ora noi non siamo qua nella legge e non siamo qui per condannare, per mettere a morte nessuno, come era nel Vecchio Testamento. Però fa capire chiaramente che questo peccato, che la Bibbia lo chiama peccato, non malattia, parliamo non dell'atto di amore che uno può avere con una persona, ma nell'atto sessuale. Viene definito questo peccato peccato di abominio. Quindi per Dio è una cosa peggiore, una cosa abominevole. È vero che non esistono peccati bianchi o peccati neri. Noi non abbiamo pregiudizi nemmeno a Dio, il peccato è peccato. Ma il peccato dell'omosessualità è un peccato di abominio, quindi qualcosa ancora di più serio. Cosa dice Gesù riguardo l'omosessualità? Spesso infatti ci viene detto che Gesù non trattava mai l'omosessualità. Bene, è vero, lui non parlò mai di omosessualità, anche perché a quel tempo se c'era un caso del genere, secondo la legge ebraica, essendo che era un peccato d'abominio, venivano messi addirittura a morte, come alcune nazioni ancora oggi fanno, cose che noi non crediamo che oggi bisogna fare questo completamente. Però Gesù è vero che non ha parlato mai di omosessualità, ma non ha parlato nemmeno di pedofilia. Non ha parlato nemmeno di violenze domestiche come oggi noi abbiamo. Ma noi non ci basiamo, come dicono alcuni, sul silenzio di Gesù, ma noi ci basiamo su quello che lui faceva in un modo particolare. Gesù infatti confermò di fare, cioè quello di adempiere la legge e i profeti. Lui non parlò di certi argomenti che l'Apostolo Paolo, quando si parla di certi argomenti, dice è meglio nemmeno pronunciare certi peccati. Di Gesù nemmeno li ha pronunciati. Però Gesù lo disse, io non sono venuto per abolire la legge, ma io sono venuto per adempiere. Quindi Gesù non era uno che non eseguiva i comandamenti, ma Gesù osservava la legge senza avere mai peccato. E quindi noi ci atteniamo sui fatti di Gesù. I suoi fatti ci confermano che Gesù, appunto, lui era venuto per confermare la legge. Infatti, in Matteo capitolo 5, versetto 17, Gesù dice: non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti, ma io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. E Gesù fino all'ultimo disse anche sulla croce, tutto è compiuto. Lui adempì
tutto senza aver mai peccato. Gesù insegna quindi che ogni immoralità sessuale inquina l'anima e qualsiasi studioso della cultura di quei tempi vi dirà che ogni atto sessuale all'infuori del matrimonio eterosessuale veniva considerato, ogni atto fuori dal matrimonio eterosessuale veniva considerato come un atto immorale. Infatti la parola originale dal greco è pornea, quando parliamo di riviste porno, pornea, ha a che fare con tutti i peccati sessuali. Quindi anche a quel tempo veniva considerata come un peccato immorale. Gesù disse che l'immoralità sessuale ci inquina. Ancora di più Gesù enfatizza che il piano per l'uomo e la donna è che siano uniti e per tutta la vita. No, come dice l'ultimo atto che hanno fatto anche nelle coppie omosessuali, se voi vedete anche a livello legale, civile, non dice finché morte non ci separi, mentre Dio ha stabilito questo, cioè praticamente questo atto civile sì, ma non è un patto, ma fino a un certo punto, mentre noi sappiamo che un vero patto, un vero matrimonio, una vera unione è per tutta la vita. Quindi anche già la legge in se stesso non è conforme non solo a livello omosessuale alle scritture, ma nemmeno per tutta la vita. Quindi parliamo di leggi non divine, eh? Noi non ci atteniamo su ciò che dice la legge umana, per quanto possa essere, tra virgolette, sembrare buona, per noi la legge di Dio rimane sempre l'unica e infallibile. Ma allora l'impegno di Gesù per gli emarginati, come anche oggi, quale può essere? Bene, Gesù ci rimprovera per la nostra religiosità. Spesso non vogliamo sporcarci le mani, ma ricordiamo che quando Gesù toccò il lebbroso, non lo toccò e basta, ma lo guarì. Quindi Gesù non era uno di quelli perché uno era un peccatore o era considerato un peccatore, lui era lì e non si sporcava le mani, anzi Gesù si sedeva con i peccatori, mangiava con loro. Però e anche li toccava addirittura, ma quando li toccava li guariva, quando stava con loro avveniva qualcosa di un cambiamento, qualcosa che li cambiava dentro, che li migliorava sempre di più, perché stando con Gesù stiamo sempre meglio. Se poi qualcuno dice io non ho bisogno di Gesù, sono felice, io dico beato te, ma non ci credo, perché la pace che dà Dio è una pace che sovrappassa ogni intelligenza ed è una pace che non è umana e senza quella pace possiamo andare tutti avanti perché abbiamo un vuoto, come scritto e come disse un giorno Pascal, che ha la forma di Dio. E finché Dio non entra e riempie questo vuoto, possiamo avere le relazioni anche le migliori del mondo, le più pure, ma se Dio non è nel nostro cuore, allora saremo sempre vuoti. Quando Gesù frequentava prostitute e pubblicani, quindi ladri noti, egli non assecondava i furti e la prostituzione, ma li raggiunse per portare cambiamento. Gesù stava con loro, li voleva bene, li amava, ma non li assecondava, perché il suo obiettivo era quello di cambiarli, quello di portare vita ai loro cuori, quello che tutti abbiamo bisogno, perché nessuno può dire io non ho peccato. È scritto nella Bibbia, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, quindi tutti abbiamo bisogno di un Salvatore, di un liberatore, qualcuno che entra nella nostra vita e ci salva dal nostro stato di perdizione certa. Solo Gesù può salvare il cuore dell'uomo. Quindi si tratta, quello che Gesù vuole fare, di una inclusività trasformativa. Cioè Gesù stava con loro per amarli, ma per trasformarli. Noi diciamo sempre, Dio ci ama. Malgrado quello che siamo, ci accetta, ma non ci lascia quello che siamo. Cioè, Dio non ha problema di sporcarsi le mani, di abbracciarsi con chiunque, anche con il suo peggiore nemico, anche di mangiare. Gesù ce l'ha dimostrato questo. Ma il suo amore è così grande, però, che non ci lascia come siamo. Gesù li amava malgrado quello che erano, ma non li lasciava come erano. L'Apostolo Paolo che dice riguardo una risposta all'omosessualità? Una studiosa lesbica di nome Bernadette disse:
Paolo condanna ogni forma di omoerotismo, che poi sarebbe l'omosessualità. Quindi questa donna studiosa lesbica che si chiama Bernadette ha confermato che l'apostolo San Paolo ha condannato, ma non lui, giusto? Cioè la parola di Dio condanna questo atto sessuale che Dio vieta. Quindi anche questa donna confermò che Paolo, che poi era Dio, condannò ogni forma di omosessuale. Quindi la Bibbia è chiara su questo. Ora esiste un'enciclopedia, che potete andare a trovare anche su Google, l'enciclopedia elettronica della GLBTQ, dove gli autori di questa enciclopedia sono gay. E dichiarano che Paolo non condannava l'omosessualità quanto la pedofilia associata alla prostituzione. Invece la scrittura non dice così. Questi gay che hanno fatto questa enciclopedia elettronica dicono che l'apostolo Paolo in effetti non condannava, ma quando parlava della pedofilia associata alla prostituzione. Ma se noi leggiamo, in effetti non è così. E non ci vuole chissà quale maestro. Chiunque può prendere la Bibbia e leggere in 1 Corinzi capitolo 6, dal versetto 9 al versetto 11, guardate cosa dice l'Apostolo Paolo. Non vi illudete, lui non fa pregiudizi quando parla dei peccati, non solo sessuali, ma anche altri tipi di peccati che possono essere idolatrie e altro. Dice questo, non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, guardate qua, né effeminati, e né omosessuali, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo mediante lo Spirito del nostro Dio. Qui l'Apostolo Paolo non ha pregiudizi, cioè non giudica un peccato minore o un peccato dall'altro. Non è che dice che l'omosessualità è peccato e gli altri no. Chi ruba, chi adora idoli, statue, o alcuni hanno gli idoli dei figli, gli idoli della casa, della macchina, o qua si parla di adulteri, si parla di fornicatori, di avari, di ubriachi, oltraggiatori, rapinatori, dice, questi anche di omosessuali, di effeminati, non erediteranno il regno di Dio. Non fa pregiudizi. Però la cosa bella che fa capire che questi sono peccati di cui poi una persona una volta che lascia può cambiare, dice continua e tali eravate, quindi c'è una speranza. Quando parla la Chiesa dei Corinti, questa Chiesa, in questa Chiesa è una Chiesa di migliaia di membri, c'erano all'interno ex adulteri, idolatri, fornicatori, effeminati, omosessuali, ladri. Ubriachi, e lui dice: tali eravate, non tali siete, e tali eravate alcuni di voi, non tutti, certamente, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo mediante lo Spirito del nostro Dio. Perché quando Dio viene ed opera nel cuore di una persona, quella persona può dire: io ero, ma adesso sono una nuova creatura, sono un figliolo di Dio. Se prima rubavo, ora non rubo più. Se prima ero un adultero, adesso non faccio più adulterio. Se prima fornicavo, adesso non fornico. Se prima ero un ubriaco, adesso non ubriaco più. Se prima ero un effeminato, adesso non sono più né effeminato né omosessuale. Quando Cristo viene ad abitare nel cuore di una persona, può dire: tale ero, ma Dio mi ha perdonato, mi ha purificato, mi ha salvato. Che quando Dio salva una persona, lo libera, quella persona viene trasformata. Tali eravate. Romani capitolo 1, versetto 26-27. Perciò Dio li ha, questa è un'altra scrittura che l'Apostolo Paolo scrive alla Chiesa di Roma. Quindi parliamo Nuovo Testamento, parliamo di 6.000 anni fa. E scrive questo, rivolgendosi agli omosessuali, alle lesbiche, gay. Perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami, infatti le loro donne hanno cambiato l'uso naturale in quello che è contro natura. Similmente anche, non solo le donne, ma anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, rapporto naturale con la donna, si sono infiammati nelle loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini atti infami.
Infatti la Bibbia parla di relazioni sessuali fra uomo e uomo o donna o donna, sono atti infami, ricevendo in loro stessi la meritata ricompensa del proprio traviamento. Dio li ha abbandonati. Paolo spiega che sesso fra uomini e uomini o fra donne e donne è contro natura. Dio non ha stabilito questo. E la parola di Dio è stabile. Cielo e terra passeranno, ha detto Dio, ma non le mie parole. Non possiamo dire, vabbè, ormai una cosa di 2000 anni fa, 4000 anni fa, il sole, per quanto è antico, ancora emette calore. Questi sono principi divini che quando non vengono rispettati, e qua non parliamo solo degli omosessuali, parliamo di quelli che fanno adulterio, fornicazione, che rubano, quando non vengono rispettati questi principi divini, ecco che in noi avvengono delle reazioni, delle conseguenze che si pagano nel tempo, a volte subito no, perché come Eva vi ricordate che era bello il peccato, quel frutto era piacevole a vederlo, a gustarlo, ma poi dopo, quindi è meglio considerare bene quando si fa una cosa, alla luce della parola di Dio, che è l'unica parola che Dio ci ha lasciato in questo mondo affinché possiamo camminare anche in mezzo alle tenebre. E la luce è l'unica che risplende, è la parola di Dio. E qua non parliamo di una parola di un uomo. Molti dicono, ma chi l'ha scritta? Erano uomini di cui Dio ha ispirato. E nel corso dei secoli è l'unico libro che per quanto possa essere antico, che ancora è rimasto. E che nessuno è stato capace di distruggere. È stato insultato, è stato criticato, questo libro è stato giudicato, ma ancora rimane. Perché è la parola di Dio. Eric Knox fu un generale gay negli USA, disse: l'esperienza e la scienza dimostrano che l'omosessualità è una condizione immutabile, un dono di Dio per il quale sono grato, alla quale per rispetto del Creatore non posso rinunciare. Continuò dicendo: sarebbe lato rinfacciare al Creatore un dono da lui dato. Quest'uomo importante americano gay disse che l'omosessualità è una condizione immutabile, disse che è un dono di Dio, addirittura. E quindi rigettare l'omosessualità è come rinfacciare al Creatore un dono che lui ci ha dato. Cioè, se noi pensiamo bene queste parole, se è vero che l'omosessualità è un dono di Dio, come dice quest'uomo, allora dovremmo dare anche delle risposte. Praticamente Henry Knox disse che il suo orientamento sessuale è un dono di Dio. Allora devo chiedermi, se ogni orientamento sessuale è un dono di Dio, se ogni orientamento sessuale è un dono di Dio, mi devo fare veramente una bella domanda. Infatti, se parliamo di peccati sessuali e quindi di orientamenti sessuali, ce ne sono tanti, per quanti non li conoscete, se li volete studiare. Io ne ho preso qualcuna, tipo c'è l'efebofilo, che è uno che è attratto dagli adolescenti. Poi c'è un altro tipo di orientamento sessuale che è il necrofico, che è una rara perversione sessuale nella quale viene raggiunto l'orgasmo mediante atti eterosessuali o anche omosessuali compiuti tramite un cadavere. Questi si chiamano necrofico, hanno peccati, cioè appena raggiungono l'orgasmo con uomini o donne morte, e qua non importa se uno è omosessuale oppure no, questo è un altro orientamento sessuale. Oppure c'è anche lo zoofilo, un altro orientamento sessuale molto conosciuto, forse non in termine, e sono quelli che hanno relazioni sessuali con gli uomini, non con gli uomini, con gli animali voglio dire, zoofilo, che ha a che fare con gli animali. Allora, se questi tutti sono orientamenti sessuali, sono un dono di Dio di cui noi dobbiamo rigettare, io penso che dobbiamo rivedere bene questa, se è la verità. O perlomeno, se siamo sinceri, dobbiamo porci una domanda: come facciamo a riconoscere se un orientamento sessuale è da parte di Dio oppure no? Perché noi abbiamo capito che gli orientamenti sessuali ci sono quelli che non sono da Dio. C'è uno che ha rapporti con un animale, non credo che è normale. Così con un cadavere.
Quindi quello che disse questo Henry Knox certamente non è da ascoltarlo. Come faccio quindi a distinguere un dono di Dio ad un orientamento, diremmo noi oggi, malsano o immorale? Qualcuno mi faceva notare, non è una pratica, ma è una relazione d'amore. Ma come facciamo a capire se questa relazione d'amore è malsana e immorale? Perché se questo amore verso quella persona si sfocia in un atto sessuale che non ha a che fare fra maschio e femmina, nel matrimonio sposati, è immorale. Ed è stato fatto fra uomo e donna, una volta sposati, possono avere relazioni, altrimenti tutto il resto è peccato. Infatti nella Bibbia parla della fornicazione, di questo, perché l'uomo ha questo desiderio di avere relazioni e dice come risposta al desiderio di avere rapporti sessuali, dice non di fornicare, ma di sposarsi. Quindi un rapporto fisico si può avere solo dopo il matrimonio, altrimenti è peccato. E questo vale sia per gli etero che per gli omosessuali. Che diremo? Visto che si parla di un dono che viene da Dio, se è vero, dovremmo accettarlo. Ma che diremo invece se è vero che è un dono di quelli che disprezzano il proprio sesso? Se è un dono, come mai si fanno togliere o si fanno aggiungere, si fanno togliere organi genitali, il seno, si fanno modificare? Se Dio ti ha fatto in quel modo, dovresti accettarti per come Dio ti ha fatto, se è un dono. Perché devi modificare una cosa che Dio ha fatto? Se è vero che tu sei un omosessuale, un gay o vuoi modificare, non so, gli organi genitali o il seno, se Dio ti ha fatto in quel modo, perché devi usare violenza verso quello che Dio ti ha dato in dono, perché Dio quando dà una cosa non sbaglia. Di chi vuole strapparsi i genitali perché è nato nel corpo, come qualcuno dice, sbagliato? Dio non fa sbagli. Un individuo che soffre terribili traumi emotivi, anche questo è un dono di Dio, che Dio ti porta a fare questi traumi. Come può esserlo? O è sbagliato a questo punto, noi diremo il corpo, o è sbagliata la mente. Ma ciò non è un dono di Dio, sarebbe un insulto a Dio parlare così. È un rinfacciare al Creatore un dono dato. Si è anche detto che l'esperienza e la scienza dimostrano che l'omosessualità è una condizione immutabile, anche se alcuni però ci provano a cambiare, ma senza riuscirci. Quindi molti dottori, mettete tutto quello che volete, hanno detto che l'esperienza e la scienza dimostrano che l'omosessualità è una condizione immutabile, anche se alcuni però ci provano a cambiare, ma senza riuscirci. E che dire degli ex omosessuali? E io qua mi rivolgo a chi è omosessuale. Se qualcuno vuole cambiare e ritornare ad essere etero, perché ignorare la testimonianza di queste persone? Noi abbiamo avuto qualche settimana fa, nemmeno, una sorella in mezzo a noi che era omosessuale, conosciuto Dio, ha cambiato, è ritornata ad essere donna, prima era lesbica, è tornata ad essere donna con tutti gli attributi, e perché è tornata donna è stata accusata ingiustamente criticata dagli omosessuali. Ma non credo che sia giusto fare questo. Non hanno motivo di mentirci quelli che dicono che sono cambiati. Perché metterli in ridicolo insultandoli regolarmente, come fanno molti omosessuali, malgrado conoscono addirittura il dolore di essere ignorati e insultati? E poi qualcuno dice: guarda, io ero omosessuale, adesso sono maschio. Per com'ero? No, questo non è possibile. E io dico, tu che hai passato questa esperienza, dovresti essere più sensibile, come fai ad accusare a chi è cambiato? Quindi una risposta cristiana all'omosessualità deve presentare una risposta all'omosessualità, deve presentare la speranza
di cambiare vita. Mentre molti omosessuali questa speranza non te la danno. Loro vogliono essere accettati per quello che sono, ma se io ti dico sono cambiato, no. Io che ero omosessuale, adesso non lo sono più. Io che ero un ladro, adesso non lo sono più. Possiamo dire la stessa cosa. Ero un adulto, non sono più. Questo non è accettabile. Cioè la società accetta il peccatore, ma quando il peccatore si pente, cambia, no. Cioè non è normale questo, una domanda da fare. Comunque sia, una risposta all'omosessualità deve tenere conto della speranza di un cambiamento e non al contrario. Se Dio può donare l'omosessualità, perché Dio non avrebbe il potere di cambiare un omosessuale? Questa è una bella domanda. Comunque non ci sono prove scientifiche che provino che l'omosessualità è una condizione genetica. Ad oggi non ci sono studi che dimostrano una causa biologica che possa renderci omosessuali. Casomai potrebbero esserci predisposizioni genetiche, ma nessuno nasce omosessuale. Per questo l'editore, lo potete andare anche a trovare, americano, gay, che si chiama Kevin Nuff, disse, lui, questo editore, ed è molto conosciuto in America, disse un giorno si scoprirà il gene dell'omosessualità. Su questo aveva ragione, un giorno si scoprirà, ma non perché si scoprirà, perché ancora non c'è, quindi non c'è. La benedizione di Dio quindi è sempre, la benedizione di Dio è sempre accompagnata con la possibilità di riprodursi. E questo vale per l'uomo e per la donna. Infatti in Genesi capitolo 1, versetto 22, così come ho iniziato prima, vorrei anche un po' finire. Dio li benedisse dicendo, Dio li ha benedetti, dicendo crescete, moltiplicatevi e riempite le acque e le mari e si moltiplicano gli uccelli sulla terra. Quindi crescete e moltiplicatevi. La benedizione di Dio è una benedizione di moltiplicazione. E Dio questa benedizione l'ha riservata soltanto alle coppie eterosessuali che possono riprodursi, perché è una cosa naturale. Provate a fare una cosa contro natura, non ci riuscirete mai. È triste pensare che due persone profondamente innamorate non possono unirsi per generare figli. Profondamente innamorate, è impossibile immaginare che possano generare figli, infatti è impossibile. Se lo si fa contro natura non è possibile, ma se lo facciamo così come Dio ha stabilito, allora è possibile. Che anche tu che sei un omosessuale, che desideri di avere una famiglia e di avere dei figli, lo puoi fare, Dio non lo vieta, ma lo devi fare secondo i canoni secondo i principi di Dio, altrimenti è impossibile. Prova tu che sei un uomo a avere una relazione sessuale con un altro uomo, prova a fare dei figli. Potrai adottare, potrai, come fanno alcuni purtroppo, comprare bambini in altre nazioni, questo è possibile, che poi è una cosa disumana, è una cosa ingiusta. Ma se vuoi entrare nel piano di Dio lo puoi fare, ma con i suoi criteri. Altrimenti ognuno potrebbe dire, ma io quella persona la amo. Ci sono persone che amano anche gli animali, hanno relazioni sessuali con gli animali. Ma non mi dite che questo è un rapporto, così anche fra uomo e uomo, secondo Dio così è, e donna e donna. Chiama atti immorali, libidine. E per questi Dio li ha abbandonati. Ora non è che Dio non ama gli omosessuali, Dio li ama. Però quando Dio ci ama, non ci lascia come siamo. E quando ci ama ci dice la verità, e la verità è questa. Così come anche un adultero, un ladro, Dio ama. Però se quella persona vuole essere salvata, vuole essere perdonata, deve chiedere a Dio perdono dei suoi peccati. Altrimenti Dio come fa a perdonare una persona che non chiede perdono? È scritto nella Bibbia che Dio fa grazia agli umili, ma resiste ai superbi. Quindi ricordiamo anche che i rapporti sessuali fra omosessuali sono palesemente contrari al volere di Dio. Accogliamo certamente gli emarginati, anche sul piano personale, invitandole a sperimentare una vita, ma trasformata prima di tutto da Dio, e offrendo compassione e speranza a chi cerca un'esistenza risanata da Dio. Se tu cerchi un'esistenza risanata da Dio,
vuoi il perdono da parte di Dio, allora noi offriamo la compassione, ma la compassione di Dio, il suo amore, è riversato verso quanti riconoscono di essere dei peccatori. Noi certamente non diciamo che gli omosessuali sono malati, perché è un insulto, e su questo ne sono pienamente convinto, ma che come tutti gli uomini, come ognuno di noi, abbiamo da pentirci, ognuno di certi peccati, e abbandonarli. Quindi il peccato, l'omosessualità è peccato. Poniamo la santità e non semplice eterosessualità come la nostra meta. La nostra meta non è nemmeno l'eterosessualità, ma è la santità di Dio, quella che stiamo cercando. E ci impegniamo per capire le condizioni che portano all'omosessualità con l'obiettivo di facilitare il cambiamento. Non siamo qui per distruggere, ma siamo qui per essere un amico. Come si dice, l'amico è nato per essere un fratello nel giorno della distretta. Non siamo qui per darvi una condanna, ma siamo qui così come eravamo anche noi, che avevamo bisogno di un amico, abbiamo trovato l'amico, di una persona che ci salvava, che ci aiutava, perché non è facile cambiare, ma con Dio è possibile. E mentre avvertiamo la Chiesa, contro l'omofobia, di cui noi non accettiamo completamente, rimaniamo saldamente dedicati a conservare la struttura naturale della famiglia secondo l'ordine di Dio, enfatizzando i ruoli essenziali dell'uomo e quelli della donna, ruoli che dipendono da uno stato fisico, psichico, mentale. Per questo Dio ha fatto l'uomo e la donna, sono due cose diverse. E quindi, però nella loro diversità ci si completa. Infatti l'immagine di Dio si completa nell'unione fra l'uomo e la donna, nel matrimonio, a sua immagine e somiglianza. È lì Dio che si specchia fra un uomo e l'unione e una donna, ma non al contrario. Non è l'immagine di Dio questa. Con questi obiettivi rispondiamo alla domanda: cosa direbbe o cosa farebbe Gesù a questa risposta? Io credo che già abbiamo dato delle risposte chiare. Gesù anche in un'occasione si presentarono degli scribi e dei farisei molto preparati, gli dissero a Gesù, ma era per tentarlo: è lecito mandare via la moglie, cioè chiedere l'atto di divorzio, di ripudio? Erano passati 2000 anni da che quella legge era uscita, la legge di Mosè. Perché loro dicevano? Perché Mosè ha permesso che questa legge uscisse, come oggi stiamo vedendo leggi che escono. Ma Gesù disse: questa legge è uscita perché voi eravate induriti nel vostro cuore. E quindi Mosè fu costretto a fare questa legge. Però Gesù rispose loro: ma dal principio non era così. Quindi Gesù non ha approvato il divorzio, per dire, l'atto di ripudio. Infatti Marco capitolo 10, versetto 6, versetto 7 è scritto: ma al principio della creazione Dio li fece maschio e femmina, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e i due saranno una sola carne. Quindi Dio li fece maschio e femmina. E quando disse che l'uomo lascerà chi? Suo padre e sua madre, non suo padre o sua mamma, ma suo padre e sua madre. Gesù ha detto: ma al principio è così. E così sono. Quindi la parola di Dio, le leggi di Dio sono immutabili. Per quanto l'uomo possa fare nuove leggi, la parola di Dio rimane immutabile, è l'unica che quando viene praticata porta sempre del bene. E la storia del cristianesimo, ma la storia ce lo insegna, che tutti quelli che si sono attenuti alla parola di Dio sono rimasti sempre fermi e stabile, da coloro che invece hanno voluto fare di testa loro. Tutte le leggi dei re, tutti i re sono sempre cambiati, le leggi sono cambiate, ma l'unica che rimane è solo la parola di Dio. Quindi il mio incoraggiamento, la mia risposta all'omosessualità come cristiano, abbiamo visto qual è. Se qualcuno forse si vuole riascoltare di nuovo il messaggio verrà, è stato registrato, quindi potrei ascoltare con tranquillità, e poi in privato, se vuoi fare delle domande, io sono disponibile. Puoi scrivere su Facebook,
in privato e spero che tanto Dio possa incontrare la tua vita così come l'abbiamo incontrato noi nel nostro cuore. E io voglio finire nel fare una preghiera, voglio pregare anche per quanti siete in diretta, per quanti state passando questo momento particolare della vostra vita e che possa essere un momento soprattutto che possiate trovare la migliore relazione, che è quella con Dio, quella che dà la vera pace nel proprio cuore. Padre Santo e meraviglioso, ti voglio pregare in questa sera, per quanti stanno cercando una risposta alla loro vita, Signore, che possono trovare nelle tue parole, Signore, la verità, perché solo la tua parola è verità, Signore. È l'unica che ci può rendere veramente liberi, non di fare la nostra volontà, ma di fare la tua volontà, quella volontà che porta in noi benedizione, che porta pace, che porta gioia, che porta un vero amore, quell'amore santo, puro, che tu ci hai dimostrato sulla croce, Signore. Ti voglio pregare, Signore, per quanti, Signore, stanno affrontando questa realtà nella loro vita, Signore, che prima di tutto, e prima di ogni cosa, Padre, possono conoscere te, quello che tu hai fatto per loro sulla croce, Signore, per quanto li hai amati, Signore, dando la tua vita, Signore, affinché chiunque crede in te non perisca, ma abbia la vita eterna. Nel nome di Gesù. Amen. Il Signore vi benedica, pace a tutti.